Il programma è offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, in collaborazione con i comuni e la comunità montana Alta Val di Cecina. E grazie a Isolver S.p.A. Castelnuovo Val di Cecina, Tipografia Bandecchi e Vivaldi a Pontedera, Magazzini Mangini, La Rosa di Terricciola. Dispenser TV, rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Racconto di una festa di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. I sapori della valle, decima edizione qui a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Una tradizionale giornata di festa di primavera dove non si parlerà quest'anno solo di enogastronomia, dove non ci saranno solo gli espositori, ma si parlerà anche dell'impegno di questo comune di Montecatini Val di Cecina per l'ambiente, dove ci sarà un'esibizione del gruppo cinofilo della Croce Rossa Italiana, dove si andrà a vedere e a visitare il parco eolico, ma anche l'antica miniera, quella miniera che a fine 800, primi dello scorso secolo, fu una delle più importanti d'Europa per l'estrazione del rame. Insomma, una vera giornata di festa qui a Montecatini, e allora andiamola a seguire con le telecamere di Dispenser TV. I sapori della valle, qui a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, è giunta alla sua decima edizione, quindi è anche giunto il momento di fare un po' il punto di quello che sono stati questi 10 anni di questa manifestazione, soprattutto illustrare questa del decennale. Sì, esatto, è una manifestazione che è nata nel 2001, quindi quest'anno si festeggia il decennale, e come dice il nome stesso è una manifestazione sostanzialmente di promozione, di promozione dei nostri prodotti tipici di Montecatini e non solo, diciamo, del territorio. Insieme a questa promozione tutti gli anni si inseriscono manifestazioni e eventi particolari. Quest'anno in modo particolare abbiamo voluto inserire un convegno che si occupa appunto dei riconoscimenti ambientali che il Comune di Montecatini ha avuto grazie all'impegno che il Comune di Montecatini ha nei confronti dell'ambiente e della tutela del territorio. Sergio Chiacchella, direttore generale di COSVIG, è stato uno dei relatori di questo convegno che si è appena concluso. Si è parlato, abbiamo detto, di ecologia, di impegno di questo comune. Ecco, che cosa è emerso? Ma dunque, è emersa la conferma intanto della scelta fatta dal Comune di Montecatini dello sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione di tutte le proprie risorse. Fra le altre cose, la valutazione dei risultati derivanti da più di un anno di funzionamento del parco eolico, che è stato uno dei progetti più importanti, se non altro per dimensioni, dell'amministrazione comunale, e quindi la volontà di procedere a un'espansione del parco visti buoni risultati, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista tecnico e produttivo. Quindi, se abbiamo ben capito, si andrà ad ampliare questa presenza di torri eoliche. Sappiamo già quante in più saranno inserite e quando, in termini temporali? Dunque, la proposta è di raddoppiare l'attuale potenza del parco. Ovviamente il percorso sarà quello di valutazione di impatto ambientale, quindi di sottoporre alla Regione Toscana e ai vari soggetti che devono valutare e autorizzare se questo verrà fatto nei tempi tecnici indispensabili. Contiamo che entro il fine 2011 potremo vedere le ulteriori pale e quindi l'ulteriore contributo che Montecatini dà all'ambiente e al settore energetico. Abbiamo detto tante manifestazioni per questa decima edizione dei Sapori della Valle, e una di queste, Sindaco, la vogliamo ricordare?
Sì, a parte il posizionamento delle due lapidi che ricordano Francisco Ferrere e Giordano Bruno. La cosa da segnalare è l'inaugurazione del parcheggio al ponte, come veniva chiamato fino ad oggi. Da oggi si chiamerà Piazza 25 Aprile. Come potrete vedere, non avrà il classico asfalto nero, ma sarà, diciamo, un asfalto che si inserisce molto meglio nell'ambiente. Poi abbiamo fortemente voluto dare il nome a questa piazza, Piazza 25 Aprile, anche in risposta a tanti comuni che purtroppo stanno intitolando piazze e vie a persone che erano compromesse col regime fascista. Quindi per noi è anche un motivo politico di cui siamo orgogliosi. Una giornata di festa costellata da tante iniziative, ad iniziare dal concorso di pittura estemporanea vinto da Giuseppe Landi. Poi la premiazione della seconda edizione della gara gastronomica dedicata ai ristoranti che adoperano prodotti a chilometro zero. Manifestazione dal titolo Di borgo in borgo, di gusto in gusto, vinta quest'anno dal ristorante Il Mucaio di Casino di Terra in provincia di Pisa. Come dicevamo all'inizio, spazio anche al migliore amico dell'uomo, ovvero il cane, con un'esibizione del gruppo cinofilo della Croce Rossa italiana. Tutti insieme, liberi!